Carissime amiche e carissimi amici, come sempre dal bel paesello San Pino di Cedone, un affettuoso e caloroso saluto al vostro Giuseppe Ruggeri e da tutto lo staff di Cedone TV Web, in maniera particolare dal mio grande regista tuttofare Salvatore Italiano. Oggi lunedì 8 febbraio 2016 trasmettiamo l'ennesima puntata di Non Solo Sport, ma di tutto e di più, puntata che anche questa settimana sarà quasi interamente concentrata sulle vicende della CR Messina Calcio, però avremo anche da commentare dalla Serie A fino alla seconda categoria e altri sport, e poi tante altre curiosità. Quindi si preannuncia già una puntata ricca e scoppiettante. Vi ricordo sempre che se volete intervenire in diretta telefonica tramite SMS, WhatsApp o addirittura parlare in diretta, basta fare il numero che vedete anche sopra impressione mentre io sto parlando, è il 347-187-7413. Vi ricordo che potete dire di tutto e di più, sia noi non abbiamo né filtri né censure. Quando arriva la telefonata vi rispondiamo in maniera diretta e aspettiamo anche i vostri commenti per commentare questa ennesima purtroppo sconfitta in trasferta del Messina. Prima di parlare però del Messina, vi ricordo sempre che voglio salutare i nostri amici di Roma, in maniera particolare Roberto De Angelis, a Stefano Dini e a Salvatore Isgro, che curano le due trasmissioni su Stap Radio, quello il Jolly più 10 che lo cura Stefano Dini, il nostro mago Salvatore Isgro, e poi RDR Radio che la cura Roberto De Angelis. Mi auguro che questa trasmissione si potrà sentire anche tramite formato solo audio nella RDR Radio di Roberto De Angelis, se riusciamo a mandare il file e lui magari ce lo inserisce nel palinsesto. E per rimanere nel campo romano, saluto anche Antonio Sabaudo, che è un nostro fedele teleascoltatore che ci segue magari non sempre in diretta, ma anche registrata. Vive in provincia di Roma, ma è messinese al 100% con il sangue giallo-rosso. Grazie Antonio per il tuo invito per venire a vederci la partita contro la Lupa Castelli che si giocherà a Rieti fra 2 settimane. Lui, Antonio, l'anno scorso ci ha inviato per vedere contro la Lupa Roma, quest'anno contro Lupa Castelli. Quando si gioca vicino Roma, lui si mette in momento disponibile anche ad ospitarci a casa sua. Antonio, staremo a vedere. Per il momento, grazie per il tuo invito. Come sempre, sei gentilissimo. E parliamo subito dell'incontro che c'è stato ieri al San Vito, ora anche Gigi Marulla di Cosenza. Una sfida che vedeva contrapposte due vera rivelazione di questo torneo di Lega Pro. Da una parte c'è il Cosenza, devo dire, dei miracoli, che nonostante la battuta d'arresto la settimana prima in quella di Agrigento contro l'Agragas, a proposito, piccola parentesi, l'Agragas dal cambio di allenatore ha fatto 3 vittorie consecutive, è andata a vincere ieri anche a Catanzaro. Chiudiamo la parentesi. E quindi un Cosenza che viene dalla sconfitta contro l'Agras, Messina che era galvanizzato dalla vittoria in rimonta sul Monopoli per 3-2, quindi c'erano tutti i presupposti per assistere a un grande match. Un match che un'eventuale vittoria poteva significare finalmente il salto di qualità per il Messina affinché si potesse affacciare nelle zone alte della classifica e magari puntare per un posto nei playoff, mentre per il Cosenza voleva dire continuare quella striscia positiva e di rimanere agganciate alle squadre di vertice della Lega Pro. C'è riuscito il Cosenza nel proprio obiettivo. Certo, il Messina ha dato anche una mano per far ciò. E bisogna dire che già dopo 7 minuti Martinelli ha commesso una grossissima ingenuità che gli è costata l'espulsione dopo solo 7 minuti, quindi perdere uno dei migliori del Messina, il pilastro della difesa, dopo 7 minuti è stato un contraccolpo non indifferente, e quindi il Cosenza già
Dopo 4 minuti con superiorità numerica, è riuscito a passare in vantaggio con un tiro della domenica, perché contro il Messina fanno tutti Eurogol, con un tiro al volo di Arrigoni oltre il limite dell'area. Il partito da Nespoli è passato in mezzo a meno a 15 calciatori e la palla si è infilata all'angoletto. Nulla ha potuto fare il rientrante Berardi, che è tornato a occupare il ruolo di portiere titolare del Messina. Un Messina che, nonostante il gol subito, si è buttato alla ricerca del pari e ci è riuscito con un colpo di testa del solito Burzigotti, che di testa non perdona. Quindi 1-1 il primo tempo. Però purtroppo nella ripresa è venuta fuori il Cosenza, la maggior tenuta fisica del Cosenza, che in superiorità numerica non ha avuto difficoltà a battere per altre 2 volte Berardi. 2 gol, devo dire, in fotocopia. E qua il mister Nello di Napoli dovrà prendere dei provvedimenti per registrare questa difesa, ovviamente sulle palle ferme, sui grossi. Sono stati 2 colpi di testa in fotocopia nel giro di 4 minuti. Dal 63esimo al 67esimo il Messina ha subito i 2 gol che hanno chiuso praticamente la partita. Bisogna capire come mai questa difesa, che per un certo punto del campionato era una delle migliori, non della Lega Pro, ma d'Italia, migliore anche tante squadre di Serie A, nelle ultime domeniche sta subendo gol su gol. Si è cominciato nei 4 gol di Cosenza e di Caserta, i 3 ora con la Casertana, i 2 in casa con il Monopoli, i 5 in casa con il Benevento. Quindi qualcosina non va. In settimana c'è stata anche la tegola, che Parisi ha rinunciato a giocare, a quanto sembra appenderà le scarpette al chiodo. Si dice c'è un infortunio che lo sta tormentando e quindi non gli permette di essere al 100%. Sta di fatto che a me, fin quando Parisi era stato in campo, non è dispiaciuto per nulla. Ora ci troveremo a giocare la prossima partita contro la Paganese, con l'ex mister Grassatone dal dente avvelenato sicuramente. Una Paganese che ha vinto per 4-3 contro la Juve Stabia, una Paganese che ha il vice bomber del campionato, che è Caccavallo, con 10 gol. Quindi non è sulla carta partita facile. Mi auguro che l'ambiente del San Filippo possa trasformare questi calciatori e che prima possibile facciamo questi 10 punti, 11, che ci mancano alla salvezza matematica. Per ora in coda c'è la Lupa Castelli con 8 punti, poi c'è il Martin Franca a 12, che già sembrerebbero spacciate. Però, come ci insegnano i campionati dell'anno scorso, non mai dare niente per scontato fino all'ultima giornata. Quindi cerchiamo ormai di fare questi 40-41 punti, e poi un altro anno si vedrà. Ieri ho letto anche un commento su Facebook che, però, anche se arriviamo prima possibile a questi punti salvezza, non bisogna regalare niente a nessuno, perché l'anno scorso nessuno ci ha regalato niente. Soltanto contro la Salernitana, che ormai aveva vinto il campionato la settimana prima ed erano in clima di festa, abbiamo vinto facile per 4-1, ed è stata l'unica vittoria nelle ultime 10-12 partite dello scorso campionato. Non diamo niente per scontato. L'Ischia, che si trova nei bassi fondi, ieri ha battuto per 2-0 la corazzata a Catania. Quindi non diamo niente per scontato. Giochiamoci il nostro campionato, già a partire dalla Paganese, cui sicuramente mancherà Martinelli squalificato, Palumbo
purtroppo ha avuto un infortunio dietro l'altro ed è stato anche escluso dalla lista dei 24. Sono arrivati i nuovi acquisti Scardina, che è un valido ricambio per Tavares per fargli prendere fiato. Russo a centrocampo, Barisic in attacco e speriamo, e poi c'è il giovane Mileto per la difesa. Vediamo come studierà la fase difensiva la prossima settimana, mister Nello di Napoli. Però prendiamo troppi gol ultimamente, specialmente in trasferta, e segniamo poco. In trasferta segnano solo i difensori. Burzigotti già ne ha fatti due, uno contro la Casertana e uno ieri contro il Cosenza, però purtroppo quando segna Burzigotti i gol non servono a nulla perché poi se ne subiamo altri. Il campionato è lungo. Si gioca la prossima partita domenica 14 febbraio contro la Paganese e la Cermessina ha lanciato l'hashtag, tanto per invogliare a venire allo stadio, innamorati di me. Beh, trasparenza vuol dire Messina, quindi speriamo che ci sia una buona affluenza allo stadio domenica tra Paganese, perché bisogna incitare questi giocatori a dare il 100% e portare a casa altri 3 punti. Ieri al San Vito di Cosenza, oggi Gigi Marulla, c'erano oltre 300 tifosi del Messina, al secondo, una bella cornice di pubblico che in trasferta è difficile vedere in campi di Lega Pro. Invece ieri c'è stata veramente un'ottima cornice e un pubblico di Messina che è stato anche molto corretto e solidale con quello cosentino. Infatti a metà del secondo tempo un signore, Geppino veniva chiamato, di 75 anni, che era seduto posto nella tribuna del Cosenza, si è sentito male, ha avuto un infarto purtroppo fulminante ed è morto vedendo la sua squadra del cuore. Quindi a quel punto si è sparsa la voce all'interno dello stadio e i capoultra del Messina hanno deciso in solidarietà a questa morte improvvisa di togliere tutti gli striscioni e di non cantare più cori fino alla fine della partita. Tutto ciò l'abbiamo avuto anche una testimonianza diretta del nostro caro amico Daniele Cordima, che assieme ad Alessio Galati sono andati a vedere anche il Messina in trasferta. Daniele Cordima, un grande trascinatore, ho visto un paio di video su Facebook, veramente un trascinatore Daniele Cordima. Mi sarebbe piaciuto venire, però purtroppo impegni di lavoro non me l'hanno permesso, però spero prima o poi di fare una trasferta con il grande Daniele Cordome ed Alessio Galati. E come stavo dicendo, è stato proprio scusate, Daniele Cordome a testimoniare che nel momento in cui si è sparsa questa voce di questa morte del signor Geppino, il pubblico di Messina ha finito di cantare. Perché ci sono state anche alcune polemiche, però questo video di Daniele Cordoma sta girando per il web, ha stroncato tutte le polemiche sul nascere. Complimenti a Daniele Cordoma per il video e per la prontezza con cui ha commentato questa notizia. Da parte mia e tutto lo staff di CeoTV Web facciamo sentite condoglianze alla famiglia di signor Geppino e riposa in pace. Per tornare al calcio giocato, devo dire che aspettiamo ora fiduciosi che ci sia l'appello per Arturo di Napoli. Chissà, questa sentenza non possa essere ribaltata. E così Arturo ritorna a sedere sulla panchina del Messina. Per ora, logicamente, come ha detto, è concentrato tutto per difendersi e per cercare di ribaltare questa
squalifica, e staremo a vedere. Seguiremo sempre le vicende di Arturo di Napoli. E io sto con Arturo, Niceto di Web sta con Arturo. Salvatore, se abbiamo l'immagine, le mandiamo così facciamo vedere questi 4 gol che ci sono state nella partita di ieri. Ci siamo? Ci sono le immagini della partita fra Messina e Cosenza, il Messina nella classica maglia bianco scudata e il Cosenza rosso blu. E qua, dopo 6 minuti, l'erroraccio di Martinelli che poi sfiora l'attaccante ospite, che però si lascia cadere con un tuffo carpiato, e l'arbitro non può far altro che espellere Martinelli. Anche se a dire il vero ancora l'azione era molto lontana dall'area di rigore, però l'arbitro ha giudicato un fallo da ultimo uomo con situazione di possibile gol. Però Burzigotti poteva tagliare, sta di fatto che dopo 7 minuti Messina è rimasto in 10, e subito il Cosenza ci prova. Qua sbaglia una facile occasione, ma un minuto dopo, sul calcio di punizione dalla sinistra, c'è il primo tiro ribattuto. La palla arriva da Arrigoni, che vede che è sicuro che lascia partire, non dà scampo a Berardi. Ve l'ho detto, contro il Messina tutti fanno degli Eurogol. È partito il video. Ci vuol fare vedere ancora una volta l'espulsione di Martinelli e tiro di Arrigoni. Vabbè, un attimino il tempo di ricaricare le immagini, facciamo vedere queste le azioni salienti di Cosenza Messina. Una volta, due tifoserie gemellate, gemellaggio che è andato scemandosi fino a qua, fino a scomparire. Poi, per quanto riguarda gli incontri di ieri, da segnalare che c'è stata la sconfitta a Matera della Casertana per 2-1, Casertana che perde così il primo posto in classifica. C'è stata anche la sconfitta del Catania, l'abbiamo detto, vince il Benevento, vince anche il Foggia fuori casa per 1-0 a Melfi. Foggia che balza al comando della classifica di Lega Pro. Dopo un lungo inseguimento, il Foggia ha coronato il sogno di arrivare in prima posizione. Ancora il campionato è lungo, però alla fine del girone di Natale, ed è andata a Natale, sembrava che il campionato era sul binario della Casertana. Ora invece la Casertana sta prendendo un po' di partite, di punti, e in 3 punti, cioè, in 3 punti si sono raggruppate Foggia, Casertana, Benevento, che consente il punto di penalità fosse prima in classifica, tra parentesi, Benevento, Lecce e il sorprendente Cosenza a 37 punti. Come vedete, in 3 punti ci sono 5 squadre, 4 che all'inizio del campionato ci potevano stare in quel posto. Una è il Cosenza che, parlando francamente, non mi aspettavo né ora e né mai che si potesse trovare in quella posizione di classifica. Sta di fatto che Cosenza 37 punti e lotta per un posto nei playoff, se no addirittura 3 punti manca dalla vetta, potrebbe anche ambire a qualcosina di più, però staremo a bere. Vi ripeto sempre, prima facciamo questi 11-12 punti, ci salviamo, poi ci prenderemo altre soddisfazioni di questo mondo e senza regalare niente a nessuno. Vediamo chi è. Pronto? Ciao Giuseppe, Ciao. come va?
Bene, tutto a posto, Tutto bene, sono Davide Junior, eh? tu? Sì, io l'ho capito, David. Come stai? Amministratore di Messina nel cuore. Sì. Volevo fare le condoglianze al tifoso, innanzitutto. Alla famiglia. Giusto. E allora? Senti, Giuseppe? Sì, Davide, Sì, vai, parla. vai. Non avete visto questa partita? Una sconfitta amara. Amarissima, eh? Il mister dice che è soddisfatto. Se il Messina ha tenuto per un'ora, nonostante fosse in inferiorità numerica, ha tenuto il campo abbastanza bene. Poi c'è sempre, secondo me, quel problema di condizioni fisiche che si porta da non aver fatto la preparazione in estate. Quello ce lo porteremo fino alla fine, penso. Anche l'arbitro un pochettino era un po'. Davide? Mi senta? Sì, Adesso Davide, sento. Aspetta che abbasso perché se ritorno. dai. Ah sì, certo, perché c'è Aspetta. qualcosina, qualche minuto, 3 minuti di ritardo sulla diretta. Sì. Dicevo, l'arbitro anche era un po'. Non ha visto tanto bene. È abbastanza casalingo. Abbastanza casalingo mi è sembrato. Sì, infatti, troppo di cartellino giallo era. Poi E pure l'espulsione l'espulsione di Burticotti, sì, no, Burticotti, di Martinelli. Martinelli, scusami, non ci volevo. Volevo No, dire, ho fatto un bel gol Burticotti. sì, e bene o male segna lui. Infatti, meno male. Speriamo che domenica almeno l'attacco si muove un po', dai, con la Bacarese. C'è sto Scardina che ne parlano bene, vediamo se gioca titolare Speriamo che lo schiera, vai. o... Speriamo bene. Sì. Non ci Va voleva che bene. ma... Scuola Martinelli che manca domenica, non ci voleva nemmeno sta squalifica. Infatti, dai, speriamo bene, dai, almeno domenica portami 3 punti a casa. Infatti, ci vogliono come il pane. In casa Sì, non bisogna lasciare i punti. speriamo, dai. Va bene, Giuseppe. Continuo a vederti allora. Vabbò Davide, salutiamo anche Buonasera. Galo 23, dell'altro Davide Calofaro. Sì, ciao Galo 23. Sì, che tu sei sempre disponibile sulla pagina. Lo saluto. Va Ti bene. ricordo di seguire la pagina ACR Messina nel cuore. Sì, infatti. Ciao Davide, Tutti grazie per il... Ciao, buona serata, grazie. Davide Junior, amministratore della pagina ACR Messina nel cuore, grande amico di Davide Galofaro, grande tifosi del Messina. Siamo alle immagini. Vabbè, stiamo caricando le immagini. Qua mi ha chiamato Alessio, mio compare Alessio, che si è fatto la prima trasferta. Ma Alessio, eccolo qua. Pronto? Pronto? Ciao Alessio! Ciao, ti seguivo dal telefonino. Dal telefonino stavo seguendo e sono entrato nel gruppo, la scritta di CTV Web. A parte che sono fuori, non sono a casa stavolta. Ah, Ti seguo al telefonino. ma sei un fedelissimo nostro, bravo Alessio! Sì. Come va? Dimmi tu come è andata la tua prima trasferta? La mia prima trasferta è andata bene, bella esperienza e ci siamo divertiti molto, dai, anche se abbiamo perso 3-1, ma questa volta il divertimento, dai. Con Daniele poi uno spasso, eh? Sì, come no, ci siamo divertiti, dai. Però Peccato. peccato che non abbiamo più tifato, il fatto che è successo è che era morto un signore in tribuna. Infatti. Però la speaker ci poteva avvertire, ci poteva avvisare che era morto qualcuno. Poi ce l'hanno comunicato gli steward. E poi vi siete fermati di fare, se sono sorti i striscioni. Già, poi hanno esultato normalmente i tifosi e poi i spot non ci sono stati.
Ho capito. Ma Però poi l'espulsione di Martinelli non c'era. Era ammonizione, non era fallo a a ultimo ultimo uomo, uomo. infatti, e poi si è Ci devono lasciato andare. capitare arbitri cretini. E arbitro di casalinghi prendiamo. Sempre imbecilli ci devono capitare. Comunque, la prossima contro la Paganese in casa speriamo meglio, almeno curiamo i 3 punti. Io sul mio traghetto ho incontrato il DS Arburio, Cocuz, ho parlato con Cocuz e ho detto domenica vinciamo questa partita e riprendiamo questi 3 punti. E ha risposto, speriamo, so che non è facile la Paganese perché è scontro diretto. La E Paganese speriamo gioca di bene vincere e recuperare questi ultimamente 3 punti. e sta giocando bene la Paganese ultimamente, eh? Sì, questo sì. Ieri 4 gol ci sono quest'abito, se... Io l'ho visto. 4-3 è finita. infatti, e vinceva 4-1. Vabbè, noi dobbiamo restare nella parte alta della classifica, non dobbiamo mollare. Niente, però troppe espulsioni e troppe sconfitte fuori casa E ultimamente. questo è il fatto, il problema è questo. Anche le squalifiche per somme di ammonizioni. Non c'è solo l'espulsione, deve cercare di evitare espulsione, ammonizione. Sì, specialmente quando sono inutili, però. E comunque l'allenatore Napoli ha sbagliato, ha tolto Gustavo, ha fatto entrare Scardina. Lui ci deve spiegare perché mi hai tolto a Gustavo e hai fatto entrare Scardina. Io vorrei capire perché hai tolto a Gustavo. Vuol dire Barisic non ha giocato, Russo neanche. però diamoci tempo. Questa era la prima partita, vediamo già con la Paganese, vediamo se c'è qualche miglioria. Quell'acquisto di Scardina non mi pare scarso come giocatore. Io mi ricordo quando era nella Roma esordire in Coppa UEFA 8 CSA in Mosca che ha realizzato il suo primo gol e poi andò a giocare nel Como, Pontedera, Viareggio, poi è andato alla Rubastelli Romani prima di venire qua al Messina. Abbiamo un giovane di belle speranze, chissà. Io spero che col Messina faccia bene sia Russo e Barisic. Oltretutto Scardina è di proprietà del Messina, mentre Russo e Barisic ci sono in prestito. Scardina del Catania, Messina, quindi. Barisic e Russo sono del Catania Sì. e Quelle sono quindi di a là. questo Sono in e prestito. noi possiamo almeno dal lato potremmo ringraziare Catania che ci ha dato il prestito Barisic e Russo e poi Russo non è male. Vediamo all'opera ora. Vabbè, speriamo che sono in campo domenica prossima e spero che giocano bene, dai. Domenica ci vediamo sicuro, o festeggi San Valentino. Sì, domenica sì, è sicuro, ci vediamo, dai. Domenica sì, Ci sono, domenica alle 3. finalmente si gioca di nuovo di domenica, quindi riempiamo lo stadio. Non ci sono scuse. Ovvio, ovvio. Scuse non ce ne devono essere. Va Pure se bene. giocassimo alle 14:30, non cambia niente l'orario, o alle 14:30, alle 15 o alle 16. Niente. L'orario pomeridiano è sempre quello, è sempre domenica. Ma fra 15 Io giorni si gioca alle 17:30. La prossima partita in casa è alle 17:30 domenica. Quale dici il 28 febbraio parli? Sì. Già è Domenica uscita 17:30. Ah, 17. già l'hanno comunicato. Sì. Ah, non lo sapevo. Vabbè, Certo, ne far vegliare un pochino di freddo, dai. pazienza. Sono ballati gli orari della Già. Lega Pro. Comanda Orari Sportutum. non capisce niente. È al solito. Comanda Sportutum. È sballata la Lega Pro, Giuseppe, ti devo dire. Sì, Con tutti gli niente. orari sballati, poi le anticipano gli orari, posticipano, non si capisce niente. No, nessuno Sempre sa nel capire. caos sono. Fanno di È tutto per sempre nel allontanare caos, la gente tutto. dallo stadio. E questa è una cosa che mi sono schifato. Infatti. Mamma mia, ai vecchi tempi non era così, neanche all'estero fanno così. E quanto eravate Perché io. ieri, Trova la Alex? differenza, scusa, trova la differenza tra Italia e altri paesi, tipo l'ex Jugoslavia, e lo stadio è pieno e lì sono appassionati. La televisione, vabbè, ce l'hanno, ma non come qua in Italia, che hanno messo Sportube, Sky, Mediaset. No, troppo. È Tre volte da esagerato, è uno salotto. schifo. E E va bene. Quanto eravate ieri, Alessio, a Cosenza? 300 vabbè. c'eravate, sì?
250 erano, eravamo. Buono, bel gruppo, eh? Speriamo di essere più di 2000 domenica. Esatto. Speriamo, penso di sì. Domenica alle 15, non ci sono scuse. Ovvio, Alessio, un abbraccio. ovvio. Grazie anche a te, sempre Forza Messina. Sempre, grazie per la telefonata. Ciao, Buona caro serata. Alessio. Ciao. Ciao, ciao, un Ciao. parletto, ciao, ciao. Alessio Galati, ieri alla prima trasferta, purtroppo non ha portato bene lui né Danilino Gordi, ma però c'è tempo per rifarsi. Abbiamo le immagini, Salvatore. Mandiamo ora le immagini complete di Messina Cosenza. Stavo dicendo, il Messina scende in campo con la consueta. No, non sono questi, Salvatore. Questo è Messina Monopoli. Va bene. Va bene, Salvatore, non ti preoccupare. L'abbiamo trovata. Se le trovate, se no, bene o male, sono state viste in lungo e in largo le immagini. Meglio concentrarsi su quando il Messina vince, vedere quando il Messina realizza i gol anziché quando li subisce. Anche se vi ripeto, il secondo e terzo gol sono stati fatti in fotocopia, colpo d'essa all'interno dell'area piccola del rigore e perdiamo. Va bene. Non riusciamo ad avere le immagini. Pazienza. E vi ricordo, prossimo turno che sarà il domenica prossima, Messina Paganese alle ore 15. Non ci sono scusanti. I big match della Serie A giocano fra sabato e domenica sera, quindi non c'è nessuna scusa. San Valentino si festeggia la sera e quindi ci si può uscire. Va bene, sto guardando i risultati anche del campionato nazionale dilettanti, c'era qualche novità. Passiamo ora rapidamente dalla Serie A fino alla seconda categoria. Serie A che vede sempre più una lotta appassionata fra la Juventus e il Napoli. Le due squadre si... Nella settimana prima, a suon di gol, hanno asfaltato i propri avversari. Invece questa settimana, con il minimo scarto, il Napoli batte il Carpi per 1-0 sul rigore di Higuaín, mentre la Juventus deve aspettare 73 minuti per sbloccare la gara contro il Frosinone, grazie a Cuadrado, e poi grazie a Dybala mette al sicuro il risultato per 2-0. Ormai lotta scudetto si può dire a due fra Napoli e Juventus. E sabato, nell'anticipo delle 20:45, ci sarà la resa dei conti. Ci sarà infatti il big match fra Juventus e Napoli. Si gioca allo Juventus Stadium di Torino e si può decidere buona parte dello scudetto di quest'anno fra queste due squadre, che stanno onorando alla grande il campionato italiano. La Juventus è arrivata a 14 vittorie consecutive, mentre il Napoli è arrivato a 8. Un campionato veramente avvincente, dove il Napoli ha trovato Higuaín, re dei bomber, 24 gol su 24 partite, e si prevede un grande spettacolo per sabato. Mentre il Milan, che era lanciatissimo per rincorrere il terzo posto, viene fermato in casa l'Udinese sul risultato di 1-1. L'Inter continua la regola del 3, subisce altri 3 gol, però questa volta almeno ne fa 3 e finisce 3-3 in quella di Verona contro il Verona, ultimo in classifica. La Roma alla meglio sulla Sampdoria per 2-1. La cura Spalletti comincia a far vedere i suoi frutti, mentre la Fiorentina, pareggia per 1-1 contro il Bologna nell'anticipo del sabato. Nel Bologna ancora a segno Giaccherini, quindi come potete vedere
ormai nella classifica è lotta a due fra Napoli e Juventus, sono distanziate di 2 soli punti. In caso di vittoria della Juventus ci sarà il sorpasso e la Juventus va avanti di 1 punto. In caso di pareggio si rimane immutata. In caso di vittoria del Napoli, il Napoli andrebbe a più 5 sulla Juventus e metterebbe un bel mattoncino per lo scudetto. Però il campionato è ancora lungo, e poi c'è la primavera, fra fine febbraio tornano le coppe che possono distrarre le due formazioni. Staremo a vedere cosa uscirà da questo campionato italiano, un campionato sempre più avvincente. Poi il campionato nazionale dilettante, sempre lotta fra Neapolis, Frattese e Cavese, anche se il Siracusa ha vinto per 3-0 e si è rilanciato un pochino in classifica, però il Siracusa è un pochino distanziato, mentre la SD Reggio Calabria va a pareggiare contro la Virtus Lamezia per 1-1 e speriamo che dice così addio a sogni di eventuale gloria. Abbiamo le immagini. Ora ritorniamo a cosa, però mi ha scritto Marco Meles un grande messaggio, quindi prima leggo il messaggio di Marco Meles e poi rivediamo le immagini del Messina. Marco Meles mi scrive: buonasera, sconfitta. Ciao Marco, buonasera a te e a tutto Sant'Agata di Mirandello. Sconfitta che sulla carta ci poteva anche stare, poi l'espulsione secondo me ha determinato la sconfitta. Siamo sempre in una buona posizione, anche se guardando attentamente la classifica del Messina, dal Messina in giù, la classifica è corta. Se non erro abbiamo 7 punti dalla quintultima. Comunque rimango sempre fiducioso, almeno quest'anno per adesso possiamo stare tranquilli. A differenza della scorsa stagione, a questo punto dal Foggia al Matera lottano per salire. A differenza della, possiamo stare tranquilli, a differenza della scorsa stagione. A questo punto, dal Foggia al Matera lottano per salire o fare gli spareggi promozione, dal Messina in giù per la salvezza. La classifica adesso sembrerebbe abbastanza delineata. Forza Messina, complimenti per come conduci il programma e complimenti a tutta la redazione. Marco Melis da Sant'Agata di Mirandello. Grazie Marco, come sempre sei troppo buono con me e con noi del Liceo TV, però ti ringrazio. Speriamo di averti qualche volta ospite in diretta qua assieme a Sasar Curaci e altri amici che sono venuti l'altro giorno a fare una trasmissione speciale. Marco, hai ragione, e apposta io dico, prima possibile facciamo questi 10-11 punti, prima possibile cerchiamo di uscire dalle zone medio basse della classifica e di meglio è alla fine del campionato, in questo campionato non si capisce più niente. Ormai pensiamo a salvarci. Il Matera, quella vittoria di ieri, ha detto bene, si è rilanciato un pochino in classifica, anche se distanziato abbastanza dalla zona playoff. Però Cocumella esce soldini, compra giocatori e quindi vuole risultati. Saremo a vedere come andrà. Finalmente mi è arrivato un altro messaggio, se non sbaglio è Marco. Buonasera, vorrei fare una precisazione sugli acquisti del Messina. Barisic, ottima visione di gioco, veloce, può fare male in aria. Scardina è più uno che ti va incontro al pallone e va in porta. Domenica nemmeno si notava che giocavamo in 10. Grande Messina rispetto all'anno scorso. Nella vita non si può vincere sempre, ora pensiamo alla partita di domenica e cerchiamo di salvarci. Saluti da Marco. Ciao Marco, hai fatto una disamina veramente eccezionale. Non ho nulla da ridire. Speriamo di vedere al presto all'opera di Barisic e ci possa dare qualche soddisfazione. Mentre alla lunga l'uomo in meno si è pagato. Magari nel primo tempo non si è notata la differenza, però alla lunga perdere uno come Martinelli è stato determinante. Può essere che si era tutta un'altra partita con Martinelli in campo. Abbiamo le immagini, Salvatore, finalmente. Vediamo, mandiamo le immagini.
entra in campo con la bianco scudata, battoncini neri, il Cosenza risponde con la maglia rosso-blu. E qua subito l'errore di Martinelli che gli costa l'espulsione. Il difensore nemmeno sente il fiato di Martinelli di sopra, si lascia andare. Il Messina dopo 7 minuti si ritrova in 10 uomini e con una difesa da inventare. Potete vedere Martini allunga il braccio, nemmeno la maglietta si vede strattonata, e lui nemmeno Dani Cagnotto. Qua c'è una ghiotta occasione sbagliata dagli avanti Silani. Mentre qua su questo si sviluppa questo calcio di punizione, il primo tiro viene rimpallato alla difesa, sul secondo un missile che passa in mezzo a 10 calciatori come minimo e va a insaccarsi all'angolino, nulla può Berardi. Come ho detto prima, tutti contro il Messina fanno Eurogol. Potete vedere una squadra che è quarta in classifica e quelle mi sembrano pochissime tifosi al seguito. Ormai è un calcio che va spegnendosi. Una squadra che lotta per i playoff dovrebbe avere uno stadio pieno. Invece qua c'è il gol di Burzigotti, un colpo di testa che non lascia scampo all'estremo difensore Silano. Grande festa per i 250-300 tifosi giallorossi giunti al San Vito di Cosenza. E Burzigotti segna sempre lui. Rivediamo al rallentatore la palla che schizza per terra e si insacca all'angolino. Il Cosenza non ci sta e ci prova a ripassare in vantaggio. Qua sbaglio dell'attaccante locale, altra punizione dalla fascia sinistra e colpisce il palo pieno il Cosenza. Punizione allo stesso punto, batte Giorgione che tenta la stessa cosa, però stavolta la barriera devia e quasi quasi ingannava il proprio portiere. Cambio nel Cosenza ed entra proprio colui che ci castigherà. Calcio d'angolo ed ennesimo gol subito su palla inattiva del Messina. È stato proprio il difensore del Cosenza. Puoi vedere pochissima gente in curva del Cosenza e il Cosenza lotta per i playoff, da sottolineare. Esaltato proprio in mezzo oltretutto a due difensori del Messina. Ancora il Cosenza in avanti, ennesimo cross, ennesimo gol, e con questo la partita si conclude e siamo arrivati al 67esimo. Il neo entrato segna, esulta sotto quei pochi tifosi del Cosenza. Qua purtroppo non ci arriva il portiere e qua finisce la partita 3-1 per il Cosenza. Campo del Cosenza che rimane purtroppo stregato per i colori giallorossi. Sono 40 anni che non si vince al San Vito. Speriamo nel prossimo anno, come posso dire. Tornando al campionato di nazionale dilettante, il Dudore pareggia per 1-1 contro la Roccellese e mantiene sempre nelle prime, no, prime, in una posizione medio-alta di classifica. Ci andiamo velocemente al campionato di eccellenza, campionato di eccellenza che vede sempre più regina incontrastata la Ligia Virtus di Barcellona, che vince per 1-0 in quelle di Modica e continua a mantenere la vetta. Ora ha 5 punti di vantaggio sulla Cireale,
Acireale e Atle Leonzio, Sicula Leonzio. Poi Rocca del Capeleone ha pareggiato e perde qualche posizione, mentre il Milazzo, dopo tre vittorie consecutive, ora fa la seconda sconfitta consecutiva, perde in casa contro una squadra del Catanese. Comunque, speriamo che Legia Virtus possa coronare questo sogno di tornare nelle categorie in cui un tempo era stabilmente nel campionato di C2. Scendiamo ancora di categoria, passiamo al campionato di promozione, dove Marco Mele si manda, se non sbaglio, una notizia proprio per agganciarci al campionato di promozione. Riguardo il campionato di promozione, scrive Marco Melis di Sant'Agata di Mirandella, il prossimo turno il Torrotta riposerà, quindi Città di Sant'Agata, visto che ha già riposato vincendo, si prenderebbe la vetta della classifica con un punto di vantaggio. Da premettere, trasferta molto insidiosa contro l'iniziativa San Piero Patti, che da quando ha cambiato allenatore con mister Ciccio Nardi in panchina ha fatto 2 vittorie su 2. Grazie Marco per questa precisazione. E come ha detto lui, il campionato di promozione ormai è lotta a due fra Città di Sant'Agata, allenata Mister Cambria, e il Tore Grotta. Un Tore Grotta che attualmente è primo in classifica a Roma, ha detto Marco, ha una partita in più in quanto il girone è formato da squadre dispari e quindi a turno una squadra deve riposare. Questa settimana scorsa è toccato al Città di Sant'Agata, domenica prossima toccherà al Tore Grotta, quindi il Città di Sant'Agata alla ghiotta opportunità di portarsi di nuovo un punto avanti e sta approfittando del turno di riposo del Tore Grotta. E vi ricordo sempre, questo campionato molto probabilmente se lo giocheranno queste due squadre fino alla fine, e il campionato l'ultima giornata prevede proprio la sfida a Tore Grotta, fra Tore Grotta e Città di Sant'Agata. Noi, il nostro cuore dice Città di Sant'Agata perché è allenato dal nostro carissimo amico mister Salvatore Cambria. Però staremo a vedere, vediamo se qualche volta assisteremo a qualche partita anche del Città di Sant'Agata, che vi ricordo che in casa, come mi ha detto Marco Mele, si gioca a Capo d'Orlando. Chiudiamo con il calcio e andiamo a parlare della seconda categoria, dove la Polisportiva Fortese, dopo il cambio di allenatore fra mister Sanni Alesci e Nunzio Midili, nelle ultime 4 partite è imbattuto. Ha fatto 3 pareggi e una vittoria sonante proprio sabato scorso per 5-2 contro la Juvenilia. Mattatore dell'incontro il bomber di razza Marco Laneri con una doppietta, ha prima pareggiato il gol di svantaggio iniziale e poi portato in vantaggio la Polisportiva Fortese. Da segnalare anche l'ottima prestazione di Ciccio Lisa e di tutti gli 11 bonfortesi. Una vittoria che tiene ancora accesa la speranza dei playoff che distano solo 3 punti quando mancano 7 partite alla fine del torneo. Le vittorie creano entusiasmo e mi auguro che questo entusiasmo possa creare vittorie su vittorie e che la Polisportiva Fortese possa ambire a un posto nei playoff come minimo. E ancora Marco mi scrive, sempre riferito al Messina: io domenica ero presente a Cosenza e vedendo la partita ho visto che i 2 gol che ci hanno fatto su palla inattiva erano clamorosi. 2 volte ci hanno anticipato e 2 volte abbiamo subito il gol. Non si può subire gol così, abbiamo difensori alti e di esperienza, potevano pure evitare di farsi anticipare, sfortunatamente. Secondo me sono pochi i giocatori che servono il prossimo anno per fare la scalata in B. Secondo lei, no, devi dare del tuo Marco però. Secondo tu, qual è il giocatore che dà anima e cuore per la maglia? Per me, Giorgione. Giocatore in passato come lui era Coppola. Quest'anno abbiamo Giorgione. Condivido su Giorgione. Devo dire che questo ragazzo che era arrivato quando il Messina ancora sapeva che era solo
il campionato nazionale dilettante, non si parlava di remissione, quindi aveva appoggiato il progetto Messina anche nella Serie D. Invece sta dimostrando uno veramente attaccato ai colori giallorossi, sembra veramente che da una vita che giocasse a Messina, e veramente lotta e corre per 90 minuti. Giorgione su tutti. Poi Martinelli ultimamente ha avuto qualche piccolo passaggio a vuoto, però è da confermare. I calciatori visti nella prima parte della stagione erano da confermare in parecchi. Ora magari qualcuno sta avendo qualche piccolo dubbio, però per questo compito lasciamo fare al direttore sportivo Argur. Però su Giorgione, che dà anima e corpo in campo, non c'è nulla da ridire. E poi abbiamo concluso con la prospettiva Fortese, parliamo anche di basket. Domenica negativa per le squadre del Messinese, perde la Betlan Capo d'Orlando a Reggio Emilia e perde anche la Briosa di Barcellona nel derby contro Agrigento. Purtroppo tutte e due le squadre si trovano nelle ultime posizioni di classifica dei rispettivi campionati. Speriamo bene per il proseguo. Abbiamo concluso con il calcio. Vi ricordo sempre, se volete intervenire in diretta, 347-1877-413, siete ancora in tempo, tramite SMS, tramite WhatsApp, potete mandare e dire la vostra sul Messina e anche su altri argomenti. Prima di concludere, io vorrei dire che oggi, 8 febbraio, siamo in pieno carnevale, però purtroppo non sembra che sia affatto carnevale. Mi ricordo quando ero bambino io come non vedevo l'ora che arrivasse carnevale, come ogni sera ci riunivamo con gli amici e andavamo in giro per le vie del paese a suonare campanelli e scappare. Divertirsi con pochissime cose. Ora la cosa che noto è che per Halloween tutti si mascherano e vanno in giro per una festa importata, per una festa americana, che qua non ha nulla a che vedere con l'Italia. Tutti si mascherano. Ora purtroppo nel paese non si vedono più questi giovani, questi ragazzi che vanno in giro mascherati, portando un pochino di allegria. Non so dove andremo a finire questi tempi moderni. Ricordo pure che all'epoca in tante case c'erano punti di incontro dove si ballava, dove mascherate entravano, facevano una ballata e se ne andavano, buttavano un po' di coriandoli. E si può dire che quasi in ogni casa c'era il famoso giradischi con il disco, le musicassette, si faceva la ballata, si scherzava un po' e si andava via. Ora invece non si balla più da nessuna parte. Purtroppo vanno prendendo sempre più piede queste feste importate dall'estero, che non hanno nulla a che vedere con le nostre tradizioni, e invece le nostre tradizioni vanno scomparendo. Domani è martedì grasso, si chiude il carnevale. Buon martedì grasso a tutti e buon carnevale. Ancora Marco da Messina, non Marco Meli, mi scrive: se il Messina avrebbe ripreso Ciciretti, come l'avreste visto il trio d'attacco Gustavo, Tavares e Ciciretti? Il Ciciretti che io ho visto nella prima parte che è venuto a Messina, l'avrei tenuto con tutto il cuore. Ciciretti che ho visto contro il Giovane del Benevento l'avrei tenuto, però il Ciciretti che ho visto nella seconda parte dello scorso campionato, che ci ha portato alla retrocessione, no. Nell'anno scorso non doveva rimanere nessuno, solo Corona. Purtroppo l'anno scorso questi calciatori hanno scritto una pagina nera nella storia del calcio messinese, e fra cui c'è anche Ciciretti. Ciciretti che si era presentato con ottime
credenziali al suo arrivo a Messina a gennaio, che però poi per problemi tecnici, problemi di allenamento, non so cosa, è andato spegnendosi sempre di più. Quindi anche se devo ammettere che ed è stato uno dei pochissimi calciatori che dopo che abbiamo perso anche il derby di ritorno con la Regina è uscito dal campo piangendo, questo gli può fare soltanto onore. Quindi, meglio aria nuova quest'anno. Ringrazio Marco da Messina, dal confondo Marco Melis da Sant'Agata di Miledello. E noi con Liceo TV Web saremo presenti domenica allo stadio, domenica 14 alle ore 15 contro la Paganese. Ritorna un ex Mister Grassadonia che ci ha dato tante gioie e poi magari anche qualche dolore nella prima parte dello scorso campionato. Quindi sosteniamo il Messina e, come dice la Cer Messina on l'hashtag, innamorati di me, innamorati di Messina. Speriamo che ci sia una buona cornice di pubblico. La società, per gli sforzi che ha fatto e sta facendo, merita una buona cornice di pubblico. E anche i calciatori, per quello che ci hanno fatto vedere fino a questo momento, meritano il nostro totale appoggio. Domenica alle ore 15, Stadio San Filippo, Messina, Paganese. Saluto in maniera affettuosa Angie Venuto, nostra prima fans in assoluto. Saluto chi ci segue da lontano, Don Tony Anastasia dalla Svizzera. Ciao Don Tony. Saluto la sorella Beatrice e i suoi genitori. Poi dalla Svizzera passiamo all'Australia e saluto la famiglia Corio, in particolare Carmelina Corio, Rosario Corio, Teresa Corio, Marco Anastasia, il figlioletto Matteo e i genitori della famiglia Corio, Nunziatina e Giacomino. Saluto anche Don Peppino Giorgianni dall'Australia, grazie per ciò che ha fatto per noi, mi auguro che ci segua qualche volta. Saluto tutti coloro che più o meno ci hanno sempre aiutato e sostenuto in questi anni di Liceo TV Web. Vi ricordo che se volete aiutarci potete fare delle donazioni tramite il nostro canale YouTube, dove c'è tutte le modalità per donare con tramite PayPal. Saluto colui che è stato mio gradito ospite, nonché co-presentatore, Santino Micale. Per 3 settimane ci ha lietato con la sua presenza. Ciao Sandrino da Luino, come dice Natalino Certo. Salutiamo anche Natalino Certo, grande amico di Santino Micale. Salutiamo la signora Vittoria Terizia da Luino e che tramite lei salutiamo anche chi ci ospita nella propria casa, sono i signori Anastasi, Pierino e Carmela Anastasi, sempre da Luino. Saluto Franco Pinizzotto della FC Servizi, che si trova in via Nazionale a Giammoro, che è sempre stato vicino al Liceo TV Web. Saluto la ditta Ruggeri Domenico Sapore di Sicilia, in Corso Italia 26 San Pinicedo, al telefono 347 811 3821, dove potete trovare di tutto e di più, reperibile 24 ore al giorno. Potete trovare olio, vini e formaggi in maniera particolare, però tante altre specialità, e spediamo in tutta Italia. Oltretutto saluto il principale Domenico Ruggeri, saluto il vice principale Giorgio Duca, il re della montagna Andrea Gringere e l'aspirante re della montagna Giorgio Piscoglio. Salvatore Italiano, vuoi salutare qualcuno? Saluta a tutti, come sempre, così non si dimentica di salutare qualcuno, come mi capita spesso a me, che poi dopo che finisco dico: me, devo salutare quello. Va bene. E per concludere, saluto affettuosamente mia mamma, mio papà e mia sorella Carmelina, il suo fidanzato Francesco e tutta la famiglia di Cittanova. Saluto anche chi c'è dalla Romania, la signora Gabriella Oprea e sua figlia Adina Oprea. Per il momento, e solo per il momento, da Niceto TV Web è
è tutto da Giuseppe Ruggeri al microfono e da Salvatore Italiano alla regia, montaggio e tutto fare dell'Aniceto TV Web. Un caloroso e saluto a tutti voi, ovunque voi siate. Buon lunedì sera e buon martedì grasso. Baci, bacini, bacioni, bacetto, scusate, buonanotte, sogni d'oro. Ciao, poppa!